abbiamo approfondito tutta una serie di aspetti che sono di competenza regionale, tutto il sistema delle autorizzazioni anche da un punto di vista ambientale, il sistema dei collegamenti, il sistema del rapporto nelle aree che sono chiaramente aree demaniali ma che richiedono interventi che possono essere fatti insieme alla Regione. Pensate solo alle questioni delle bonifiche, è la Regione che ha messo i 41 milioni nel Fondo di Sviluppo e Coesione per arrivare a una prima parte di bonifiche delle aree. Ho visto davvero una volontà imprenditoriale, ma anche di grande attenzione al territorio, che consente a Metinvest Danieli di poter essere soggetto trainante nella produzione siderurgica e conseguentemente apre una fase nuova, una fase storica per Piombino e per la Toscana. Io ritengo che proprio il rigassificatore abbia acceso l'attenzione su Piombino e ci si renda conto che poi oggi Piombino, anche per quello che riguarda le fonti energetiche che oggi portano il gas della nave di rigassificazione dal porto dove sono tutte le acciaierie fino alla dorsale nord-sud, un giorno sarà esattamente l'opposto, è dalla dorsale nord-sud che si porterà il gas per alimentare i forni elettrici su cui un investimento come quello di Winston Danieli può maturare, crescere e portare a una produzione di acciaio che è rilevante e che ripropone Piombino nello scenario nazionale. Sono molto contento perché il lavoro di questi anni a Piombino in una mattinata come quello di stamani mi fa vedere la luce per un ruolo importante che la Toscana attraverso Piombino può avere nella produzione siderurgica nazionale.